Radio non potranno vedere, ma si tratta di un'opera in mosaico che è prodotta, che è stata prodotta dall'Associazione Disordine dei Cavalieri della Malta e di tutti i colori, con questa breve lettera che vi leggo. Allora, è un'opera appunto che intanto si rifà una foto di Oliviero Toscani. E il presidente dell'associazione, Marcello Landi, scrive: l'associazione Disordine dei Cavalieri della Malta e di tutti i colori, ex allievi e insegnanti delle scuole d'arte di Ravenna e provincia, congiuntamente alla città di Ravenna, vuole contribuire in modo tangibile al ricordo di Marco Pannella, nel primo anniversario della sua scomparsa, in segno di riconoscenza per il prezioso lavoro svolto negli oltre 50 anni di impegno politico profuso per il bene pubblico della nazione. A questo proposito, l'associazione Disordine dona a Matteo Angioli e al Partito Radicale un'opera in mosaico dedicata all'onorevole Pannella affinché possa essere di perpetuo richiamo al rispetto per la persona politica, fortificarne e renderne inalterata nel tempo la memoria. Questo è il pensiero che hanno offerto alla memoria di Marco. Per ora qua, che tra l'altro, un particolare che non ho menzionato, questo tavolo, come noterete, non è più quello nero su cui facevamo riunioni su riunioni, la presidenza del salone qui di Via Torre Argentina, della sede del Partito Radicale, ma era il tavolo che Marco teneva nella sua cucina e che è comparso, sicuramente lo avete visto, 1.000 volte nelle immagini che sono uscite dalla casa negli ultimi mesi. Ci sono tracce evidenti di tabagismo con delle bruciature a forma di sigaretta o di sigaro a seconda dello spessore, e è stato appunto trasferito qui al partito. Adesso sarà ancora più intenso riunirsi qua, credo. Francesco, se vuoi intervenire, a te il microfono. La prima è che allora, siccome vengo da una conferenza sulla tutela del patrimonio culturale, e mi scuso, sono arrivato solo adesso, sono anche abbastanza in uniforme, ma abbiamo avuto anche delle visite istituzionali del Presidente della Repubblica per questa campagna che stiamo facendo sul patrimonio che viene distrutto intenzionalmente e va ricostruito, patrimonio culturale. Visto che ho incontrato un sacco di conservatori, restauratori, tecnologi, chiamo un soprintendente, lo facciamo vincolare sto tavolo, gli facciamo mettere un vincolo dal punto di vista incluso la parte tabagistica, perché come sapete bene le culture materiali e quelle immateriali si fondono e quindi se ci sono guai se gli date una lucidata sintesi, deve rimanere assolutamente integro nella sua verità di testimonianza. Sono venuto soltanto per dire che ci sono e come c'ero un anno fa, ci sarò un anno fa, finché potrò, perché Pannella manca a ciascuno di noi e manca soprattutto al nostro paese e oltre, perché è giusto parlare della nazione come questi bravi esponenti di questa associazione per il disordine, però mai dimenticare che il Partito Radicale è stato il primo, voi considerate che, lo dico per i meno anziani, come me, che in Italia, dopo che fu usata l'effigie dei Garibaldi dal fronte, diciamo così, nel primo dopoguerra, nella prima fase del secondo dopoguerra, fu proibito di usare effigie umane personalizzate per i simboli elettorali. Quindi la scelta del Partito Radicale di usare l'effigie di Gandhi, e Aurelio ne sa qualcosa perché è un capolavoro, cioè forma il volto di Gandhi attraverso delle parole, cioè attraverso la dizione Partito Radicale, è stata una scelta controcorrente, oltretutto di una persona che non è parte della tradizione culturale italiana, e invece è parte fino in fondo della tradizione culturale italiana grazie a Pannella e Radicale. Ma non solo la tradizione culturale e politica italiana, è parte di un pensiero non violento e democratico, di cui solo i radicali sono fatti interpreti a livello politico.
L'altra ed ultima cosa che vorrei dire è che è giusto parlare del disordine riferendosi all'esperienza radicale e di Pannella, perché soltanto la minoranza, che non è simpatica talvolta alla maggioranza, ma che non, diciamo, non è impossibile che diventi una maggioranza e conquisti la maggioranza del popolo, sa disordinare gli assetti che non funzionano. E questo è indispensabile in tempi difficili, lo è stato per i radicali nei momenti più drammatici della storia del nostro paese, e proprio questa idea che si dovessero disordinare, cioè rovesciare in modo non violento gli assetti del potere costituito, è stato il codice dell'affermazione di un pensiero e di un'azione, di una pratica completamente diversi dagli altri. Ed è questo che ci manca. Cioè ci manca una capacità, non sempre appunto da tutti condivisa, spesso avversata e comunque difficile nella sua comprensione, interpretazione e accettazione, ma indispensabile per il cambiamento, perché sono le minoranze che cambiano il mondo. È la testimonianza di chi porta una diversità rispetto alla corrente andare delle cose. E proprio questa capacità di Marco di esserlo fino all'ultimo giorno della sua vita, di testimoniarlo. In fondo, anche il fatto che ci siano queste ore delle divisioni, delle battaglie, in qualche modo a me dispiace personalmente.